è lì a 800 metri dalle prime case, è pericoloso avere una nave che non è una nave, è un impianto che contiene 170.000 metri cubi di gas liquido compresso 600 volte sotto casa. Vuol dire non dormirci di notte. A preoccupare Maria è l'arrivo nel porto di Piombino del rigassificatore, un'enorme nave adibita alla trasformazione del gas dallo stato liquido a quello gassoso. Autorizzato pochi giorni fa dal presidente della regione Toscana in qualità di commissario di governo. Nel mondo non c'è un impianto collocato dentro un piccolo porto così. I Ravenna sono contenti perché lì viene messa a 8 km dalla costa. Perché io me lo devo trovare a 800 metri dalle case? C'è tensione, tensione forte. Il rigassificatore resterà 3 anni nel porto di Piombino e coprirà il 6,5% del fabbisogno nazionale di gas. Da settimane la città è divisa. Io sono più preoccupata per l'ambiente che per tutto il resto, perché il rigassificatore a circuito aperto rilascia nelle acque marine acqua morta, ettolitri, ettolitri, ettolitri di questa acqua sterilizzata e ricca di una sola cosa, dell'ipoclorito di sodio, cioè della candeggina. Chi è contro il rigassificatore chiede che venga fatta una valutazione di impatto ambientale. Chi è a favore ritiene l'impianto cruciale per compensare la carenza nazionale di gas. Secondo me è una grande opportunità per il paese e per la città. Ma lei è favorevole? Certo. È uno dei pochi, le posso dire. Uno dei pochi, sì. Uno dei pochi. Cioè, ero contrario, mi sono convinto del contrario, perché c'è necessità. È una soluzione drastica, ma va fatta. Perché serve? In una situazione di crisi mondiale è salutare per l'economia e questo basta. Ci serve perché non esplode nulla. Quindi lei per la sicurezza non mi sembra preoccupato? Ma per la sicurezza se la mettono, segno una mia gente come si parla a noi, avranno parlato come si fa, come si fa. Più o meno siamo buoni soltanto a far casino. La presidente del Consiglio Meloni aveva detto che se ci fosse stato un modo per non fare il rigassificatore a Piombino non si sarebbe fatto, ma che l'approvvigionamento energetico nazionale era la priorità. Il sindaco, eletto con Fratelli d'Italia, ha però già annunciato ricorso al TAR. Guardi, il sindaco in questi giorni non rilascia interviste a quotidiani o emittenti nazionali. Per quale motivo, scusi? Una scelta del sindaco. C'è un qualche imbarazzo per il fatto della sua posizione, lui in Fratelli d'Italia? No. Assolutamente no. Claudio Pedroni è un allevatore ittico e conosce bene queste acque. Quindi a Piombino c'è il 60% della produzione ittica nazionale. Il rigassificatore ci dà preoccupazione. E linea gialla è la presa a mare dell'impianto di terra di Agroittica Toscana, molto vicina al posizionamento del rigassificatore. L'emergenza energetica nazionale la capisce qualsiasi persona di buon senso, ma vogliamo che e combattiamo per sopravvivere. L'acqua alterata non ci farebbe sopravvivere. Ugo faceva l'operaio, l'ex polo siderurgico qui era la principale fonte di economia. Lo Stato ci aveva detto che levava tutta questa roba, bonificava, ci faceva il porto grande, ci faceva la seconda strada che arrivava fino al porto. Come fa a fidarti? La mia rabbia di questa lotta è perché vedo come Davide contro Golia. Loro ce lo metteranno di forza, ma noi contiamo la resistenza. Questo è poco ma sicuro.